Questo programma è offerto da Momenti di panico ieri a Monreale. La polizia municipale stava effettuando dei controlli nell'ambito del suolo pubblico occupato abusivamente presso via Venero, quando un giovane 26enne ha opposto resistenza ed è andato in escandescenza alla richiesta dei vigili di esibire i documenti. Il giovane ha poi iniziato a scagliare per terra la frutta che vendeva abusivamente e a lanciarla contro gli stessi agenti. L'aggressione vera e propria, però, l'ha subita un singolo agente colpito con una testata dal giovane ambulante. Il vigile in questione, per fortuna, è stato dichiarato guaribile in pochi giorni, mentre il giovane è stato sottoposto al fermo. Una volta giunto in caserma, il 26enne è stato denunciato a piede libero. Intanto, sul posto dell'aggressione, via Venero, sono stati sospesi ulteriori controlli da parte della municipale, dato il passaparola tra gli ambulanti, che ha causato un fuggi-fuggi generale. Si fingeva un turista e attendeva che i bagnanti entrassero in acqua, salvo poi derubarli di quanto avevano lasciato incustodito in spiaggia. I carabinieri di Bagheria nella giornata di ieri hanno tratto in arresto per furto aggravato nei pressi della strada litoranea di Mongerbino Casimiro Sampino, classe 1966, volto noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma, dopo essere stati allertati da alcuni bagnanti della spiaggia chiamata Ippocampo, i quali lamentavano il furto di alcuni oggetti preziosi e denaro contante custoditi negli zaini sotto gli ombrelloni, alcuni minuti dopo la segnalazione sono riusciti a rintracciare il ladro in prossimità della via litoranea. L'area furtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono ora in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire analoghi episodi criminosi anche con la preziosa collaborazione delle vittime, la cui tempestività nell'attivare le forze di polizia si è rivelata decisiva per l'arresto dell'autore. Avrà luogo al villaggio turistico Città del Mare di Terrasini l'iniziativa di un campo scuola per bambini diabetici e celiaci. Promotore dell'iniziativa il medico Vincenzo Provenzano, primario del reparto di diabetologia dell'ospedale civico di Partinico. L'obiettivo è quello di creare momenti di educazione ed addestramento teorico-pratico per i bambini affetti da diabete e celiachia. Il progetto si terrà dall'1 al 5 settembre e vedrà coinvolti i bambini anche di età inferiore ai 5 anni del comprensorio partinicese. I piccoli saranno impegnati in attività educative e ricreative che permetteranno loro di acquisire serenità nelle tecniche di controllo e gestione del diabete e di educazione all'alimentazione. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. La
L'assessore Luca Tripoli è intervenuto riguardo i problemi di approvvigionamento idrico per gli agricoltori. Dalla prossima settimana, per rispondere alle esigenze degli agricoltori bagheresi, sarà riattivato lo sportello a servizio dei consorziati del Consorzio di Bonifica Palermo 2, presso la sede comunale di Palazzo Busetta, ex tribunale in via Federico II. Presso lo sportello sarà possibile prenotare turni irrigui e segnalare eventuali disservizi alla rete irrigua alimentata dalla diga Rosa Marina. Ringrazio il direttore del consorzio, la dottoressa Angela Farina, che nonostante le ristrettezze economiche e la carenza di personale, ha voluto rispettare una convenzione già attivata nel marzo 2013, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Luca Tripoli. Lo sportello sarà aperto il venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30. Ormai manca poco alla fine del calciomercato estivo e il Palermo sta accelerando per definire al meglio la rosa. L'ultimo acquisto viene niente poco di meno che dalla Danimarca. Per rinforzare l'attacco, dato le partenze di Lafferty ed Hernandez, i rosanero hanno scelto Simon McEnoch, una punta da 35 reti in 74 presenze e ben 2 metri d'altezza. Il costo dell'operazione è quasi a 4 milioni, bonus inclusi. McEnoch firmerà un contratto di 4-5 anni e a mancare ormai sono proprio gli ultimi dettagli. Sempre in attacco resta in stand-by il nome di Marco Borriello. Per l'attaccante in uscita dalla Roma il problema maggiore resta quello dell'ingaggio, nonostante la società della capitale si sia offerta di aiutare il Rosa con il pagamento di metà ingaggio. Dunque gli ultimi istanti di mercato saranno intensi per un Palermo che vuole far bene, a partire dal primo match della stagione in programma domenica sera al Barbera contro la Sampdoria. Ci siamo, tra qualche ora finalmente ricomincerà il campionato di Serie B per le siciliane. Dopo il match d'apertura che ha visto il Perugia imporsi di misura sul Bologna, la palla passa ora alle altre 20 squadre, tra cui le siciliane Catania e Trapani. Le due compagini affronteranno questo campionato con obiettivi diametralmente opposti. Per il Catania di Pellegrini l'imperativo sarà vincere e risalire subito in Serie A, a partire dalla gara casalinga di oggi contro la Virtus Lanciano, e che vedrà il debutto dei titolari del duo Rosina Calaiò. Per i Granata di Mister Boscaglia l'obiettivo è di salvarsi il prima possibile e cercare di ripetere o migliorare il piazzamento dello scorso anno. Nonostante le voci di mercato, il bomber mancoso dovrebbe partire titolare nella dura sfida dell'Adriatico di Pescara. Appuntamento dunque alle 20.30 per il fischio d'inizio. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno?
puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Venerdì sera, in piazza Giovanni Paolo II a Ficarazzi, grande successo per la commedia in tre atti di Antonio Russo Giusti. La compagnia teatrale Spes in arte, sotto l'accurata regia di Francesco Facella, mette in scena per l'estate ficarazzese Gatta Cicova, il testo forse il più importante dell'autore, che iniziò la sua carriera di commediografo dopo la morte di Martoglio, al quale si ispirò. Il protagonista, raggirato dalla sorellastra Antonia, le lascia in donazione le sue proprietà. L'uomo si accorge del tranello in cui è caduto e cerca di rendere nullo l'atto che ha sottoscritto invocando l'articolo 1083 del Codice Civile, adozione o legittimazione di un figlio. Al bambino andranno per diritto i suoi beni. Applausi scroscianti del pubblico che ha riempito la piazza per la strepitosa performance di un gruppo di attori dilettanti. Sarà una serata tutta dedicata alla cultura, quella che si svolgerà questa sera a Cefalù. Si comincerà alle 19 presso la Corte delle Stelle, dove si celebrerà la serata finale dell'evento La poesia si fa strada. Per l'occasione, Antonio Barracato reciterà poesie sulle donne, in particolare sulla loro personalità e sulle violenze che ancora oggi subiscono in Italia e nel mondo. Le protagoniste saranno poi tutte poetesse: Giuseppa Tumminello, Pina Granata, Rosario Lobono, Lidia Glorioso, Carmela Verde, Alessia Paolo e Margherita Neri. A seguire il tappeto musicale di Delia Saia, con la presentazione di Angela Macaluso. Più tardi, alle 21.30, con ingresso di 2,50€, l'Arena Daphne invece andrà in scena alla rappresentazione teatrale Mi pigliaio a spagnola di Giuseppe Nicola Ciliberto, a cura dell'associazione Polis Kefaloidon, dove saranno assicurate tante risate e divertimento. Questo programma è stato offerto da Buon inizio di weekend a tutti voi amiche ed amici di ilmeteo.it. Previsioni per sabato 30 agosto. Il sole sarà ancora prevalente sulla maggior parte del nostro paese, anche se non mancheranno i consueti disturbi. Andiamo a vedere subito dove. Al nord iniziali condizioni di bel tempo ovunque, ma con una tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con il passare delle ore, soprattutto sulle zone montuose centro-orientali, con alta probabilità di rovesci e qualche temporale che raramente potrà raggiungere le alte pianure. Al centro soleggiamento molto diffuso, ma anche qui non mancheranno alcuni addensamenti dopo metà giornata, soprattutto sui settori interni montuosi tra Abruzzo e Molise, ancora pressoché sereno sulla Sardegna. Infine raggiungiamo il sud, non sono previste grandi variazioni con il sole che la farà da padrone ancora una volta su tutte le regioni, da segnalare solamente qualche nube in più e locali piovaschi nel pomeriggio sui rilievi tra Campania e Lucania. Clima caldo ma gradevole un po' ovunque.
Venti sempre prevalentemente deboli su tutti i bacini, temperature sempre sostanzialmente stazionarie su tutte le regioni con valori più elevati soprattutto al sud. Le minime saranno comprese tra i 14 e i 22 gradi, mentre le massime andranno dai 25 ai 33 gradi. Amici cari, l'aggiornamento termina qui. Tempo sempre ampiamente soleggiato sull'Italia, anche se qualche fenomeno potrebbe ancora una volta raggiungere le zone montuose. Ma come finirà questa strana estate? Seguite anche i nostri aggiornamenti a 15 giorni e a 30 giorni, come sempre, solo su ilmeteo.it. Un abbraccio a tutti voi. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 30 agosto, si ricorda San Pietro di Trevi. Il nome Pietro viene dal latino Petrus, tratto a sua volta dal greco Petros, col significato di pietra. Dice il proverbio: la tavola ospitale fa da confessionale. Sono nati oggi Anita Garibaldi, Cameron Diaz, Ilaria D'Amico. Il 30 agosto 1953 Fausto Coppi conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada a Lugano. Nel 1963, voluto dal presidente John Kennedy, entrava in funzione il cosiddetto telefono rosso, una linea diretta tra i due leader di Stati Uniti e Unione Sovietica. Infine, il 30 agosto 2001 la Banca Centrale Europea presenta ufficialmente i 7 tagli di banconote in euro che entreranno in circolazione dal 1 gennaio 2002. Joseph Joubert ha detto: chiudi gli occhi e vedrai. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 30 agosto. Ariete, finalmente un po' di tranquillità, che però non vuol dire monotonia. Un sabato pieno di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento, che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale. Toro, il weekend inizia con una luna opposta ma non agguerrita, addolcita dalle fantasie romantiche, pur se un po' inconcludenti, del sensibile Nettuno. Indossate qualcosa di rosa o verde pallido, sarete più morbidi e appetitosi anche agli occhi del partner. Gemelli, un sabato tutto dedito al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura del Sole e di Nettuno. Intorno a un progetto c'è ancora molto da chiarire e più ci pensate, ingigantendolo, più diventa informe. Cancro, un inizio di weekend tutto rose e fiori, grazie al magico trigono d'acqua Luna-Nettuno. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni è anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo. Leone, la luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e a possibili incomprensioni in famiglia. Tenete a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia solo il buonsenso. Vergine, ce la state mettendo tutta e il vostro prestigio sta aumentando davvero a vista d'occhio. Una trattativa delicata è finalmente in fase di conclusione. Con i superiori della vostra e con un atteggiamento sollecito non avrete niente da temere. Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate fatto un celeste armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi. Scorpione, vi svegliate in compagnia di una piacevole luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi un weekend da sogno. Un breve periodo si prospetta romantico e gioioso, in una parola indimenticabile. Profumi e paesaggi nuovi riaccendono i sensi. Scorpione, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. Ad un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte. Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità, prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate il sabato sera a casa vostra tra chiacchiere e relax. Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi. Pesci, avrete il soccorso della fantasia per comunicare con chi vi circonda. Forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve affidatevi all'intuito.